Bene, il video di oggi è dedicato all'unboxing di un pacco regalo che è arrivato per il buon Dalbo. È il regalo di Natale che in realtà lui arriva a fine gennaio. Ebbene sì, mi sono fatto un regalino di Natale, anzi direi mi hanno fatto, e per questo vorrei ringraziare innanzitutto l'azienda Syncotech per questo prodotto che adesso andremo a vedere. E vorrei ringraziare anche tutti voi per il supporto che ci state dando qui su YouTube. Mi raccomando, continuate a guardare i video, continuate a condividerli e noi cercheremo di darvi sempre contenuti nuovi e originali. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere questo bellissimo gioiellino. Immagino che ti serva un taglierino. Che organizzazione! Magia. Tenevo in mano proprio il potere mentre te lo passavo. Senza demolire completamente il cartone, andiamo a sviscerare. Guarda che stilosa questa scatola. Per i nostri amici a casa. Allora, prima scatola. Cosa c'è qui dentro? Un bel manuale. Un po' di schemi elettrici che servono in questo caso. E poi qui ci sono tutte quante le varie sonde e cablaggi per connettere la console al display. Dopo entriamo nei dettagli delle varie sonde. Caro Dalbo, facciamo un piccolo rewind e sì, spieghiamo cosa ti è arrivato, diamo un quadro generale e dopo vediamo i dettagli. Esatto, allora, questo, come potete vedere dall'immagine nella scatola, per chi non la vede, ora la vede, è una dashboard per auto sportive da corsa e in poche parole con questa vado a sostituire il quadro strumenti della Mi 36 ed è diciamo un po' più serio, un po' più sofisticato del quadro a lancette. Questo marchio fornisce e produce non solo questo modello ma anche altri modelli. Già questo, che è di fascia intermedia, è comunque economico perché costa all'incirca $300, tra i 260 e i 270 euro. Ci sono modelli più economici ancora con un display retroilluminato LCD e modelli più sofisticati e più costosi che hanno uno schermo a LED interattivo con anche funzioni come ad esempio il tempo sul giro o altre cose che a noi nel drift magari servono poco. Perdonami, il tuo è il modello intermedio o uno dei base? Il mio è il modello intermedio. Nello specifico vorrei fare notare una cosa, è il DO922 che differisce dal 921 per una sola caratteristica, ossia che il 921 utilizza la presa OBD2 per passare i dati dalla centralina della macchina al display, mentre questo, che è il 922, utilizza un computer proprietario per passare tutti quanti i dati. Quindi ci sono una serie di sensori che vanno collegati alla centralina del prodotto e poi vengono mostrati a video sul display. Chiaramente la Mi 36, come tante altre auto di una certa età, non ha la presa OBD di tipo 2 e quindi ho scelto questo. Adesso andiamo a vedere la parte più interessante, che è il display e la centralina. Non ti senti a scartare robe importanti con un uomo col pompom in testa alla tua destra? Fallo vedere bene il pompom. Andiamo avanti. Questa qui è la centralina di cui vi parlavo. Mostro bene in camera. E qui dietro ci sono i collegamenti con tutti quanti i vari sensori che arrivano, quindi sensore giri motore, velocità, temperature e pressioni dell'olio, temperatura dell'acqua, pressione del turbo che io non ho e mi pare abbia anche il rapporto aria-benzina. Dopo la centralina, la parte più forse interessante, ossia questo fantastico display. Ma tutta roba seria qua. Ed ecco qui la parte più interessante del prodotto che ora andiamo a scartare. Posso dire che forse avevo sottovalutato un po' la qualità? È molto molto ben fatto, molto compatto
Una cosa molto carina sono le luci che pare una Formula 1 dopo, insomma. C'è però anche un... quelle le usi solo a Natale? Sì, sì, sì. Sotto Natale faccio l'albero e accendo anche queste. Senti. La purezza. ASMR questa cosa. Questo schermo fantastico ha ben 7 colori. Cioè, lo sfondo resta sempre nero, ma i caratteri visualizzati sono in 7 colori. Comunque, ciancio alle bande, andiamo a vedere questo fantastico display in funzione, giusto? Andiamo a alimentarlo, Davo, sono curiosissimo. Io pensavo si potesse guardare solo montato in macchina, invece... Si può fare tutto qui. Se mi dici così le cose cambiano. Allora, abbiamo collegato alla batteria per farvi vedere un po' le impostazioni. Intanto i colori che vi dicevo prima, cioè già questa cosa è spettacolare, il fatto che io posso scegliere il colore che voglio a seconda della mia macchina, degli interni e dei miei gusti. Poi sulla parte sotto ho la visualizzazione in grande delle varie funzioni, quindi dal volt, la data, i giri motore, la pressione dell'olio, la pressione del turbo, che in questo caso è a meno 1 bar, la temperatura dell'acqua, la temperatura dell'olio e l'IGT. La velocità, qui avremo i giri, che ovviamente ora che non è collegato alla macchina segna 0, il volt e la temperatura dell'acqua da una parte, pressione dell'olio, pressione del turbo e il rapporto stechiometrico dall'altra. Andando all'interno del menu troviamo il settaggio della data, che in realtà poco mi importa, il settaggio dell'ora, che anche questo non è influente per un'auto sportiva. Qui andiamo a settare le unità di misura, quindi chilometri orari, miglia, bar, eccetera, quindi ogni funzione ha la sua unità di misura. I colori, che possono essere impostati o come sfondo oppure ad esempio a seconda dei giri motore, a seconda della velocità che cambia colore. Questa sinceramente sono allibito, l'avevo sottovalutato, è stupenderrima sta cosa. Ed è, costa solo $300, è quello che dici, ma com'è possibile? No, è una cosa fantastica, cioè ora, lo prendiamo per ogni macchina. Se ti è piaciuta deciso. Fino adesso, io adesso schiaccerò questo pulsante. Cioè, sembra o no una Formula 1. Abbiamo già fatto un video che si chiama Dalbo e Tuning. Ma questo non è essere tuning, cioè Verstappen mi ha chiamato ieri e mi ha chiesto ma la tua auto LED o ne ha solo 6? È la chiamata che sei uscito dal capanno. Sono uscito un attimo dal capanno e mi fa guarda io ho solo 6 LED, mi spieghi quale devo comprare perché ne voglio 4 più 4 anch'io. Andiamo avanti. E niente. Questo ovviamente è un settaggio dei LED che si può impostare con i giri motore. E poi gli allarmi come lampeggio dei LED a seconda della temperatura troppo alta o comunque altre impostazioni. E questo è l'impostazione per calcolare la velocità per la prima volta, quando devi sincronizzare la velocità del tachimetro dell'auto con questo. Questo video descrittivo possiamo dire che è concluso. Il pezzo l'avete visto, vi lasciamo il link in descrizione per il sito. Se volete acquistare sappiate che a me è arrivato in circa 2 settimane, quindi tempi brevissimi contando che viene dall'altra parte del mondo, e consiglio di prenderlo direttamente dal loro sito e non dai rivenditori in AliExpress o altri, perché costa meno. Spettacolo! Seguirà ovviamente un video dove faremo il montaggio sull'auto, ovviamente faremo la prova, ve lo mostreremo all'interno dell'abitacolo e faremo una prova su strada. Quindi avremo modo di mostrarvi il funzionamento a pieno, dai. I primi test. Esattamente. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, condividete e lasciate un commento per dirci se volete vedere questo fantastico gioiellino montato in macchina. Ciao boys. Lo voglio anch'io, è bellissimo.